Trenino della Vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche è finita. La fulminea arditissima avanzata del 29° Corpo di Armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e ad oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, della 8ª, della 10ª Armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, su altezza reale, il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta 3ª Armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate che mai aveva perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Diaz. Telespettatori di LucaniaTV.it, un cordiale saluto a tutti voi da Pino Carlo Magno. Oggi 4 novembre, una data importante per il nostro paese. Una volta, diciamolo subito, era la festa nazionale per la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, la famosa Grande Guerra, ed è la giornata tuttora rimasta, per fortuna, delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. Ho detto una volta perché fino al 4 novembre del 1976 questo giorno appunto era considerato giornata, tra virgolette, molto importante, giornata festiva, addirittura era anche festa a scuola. Io che insegno me lo ricordo molto bene e quindi si ricordava in una maniera forse più pomposa questo importante avvenimento che ha coinvolto il popolo italiano. Dopodiché è andato un po' in cantina o in sordina questa festa e è diventata mobile, non si festeggia proprio il 4, da appunti che ho qualche volta è stata anche festeggiata la prima domenica di novembre. È stato solo l'ex presidente della Repubblica Italiana, il compianto Carlo Azeglio Ciampi, a far ritornare in auge appunto questa festa e quindi sono ritornate le visite all'altare della patria, al Milite Ignoto, poi al Sacrario di Re di Puglia, dove pensate ci sono 100.000 salme dei caduti italiani di questa guerra, a Vittorio Veneto, dove ci fu la vittoria appunto finale dell'Italia che ci portò a vincere, ripeto, la Grande Guerra. Sull'onda di questi bei ricordi, sull'onda di questa data importante ma trascurata, ecco che interviene e diventa protagonista del tutto il signore che vedete qui inquadrato via Skype, il tenente Pasquale Trabucco, che a 58 anni decide a un certo punto di attraversare l'Italia a piedi dal
dalle Alpi a scendere proprio per portare in, nei tanti comuni italiani da lui attraversato, un fiore, un ricordo sulle, eventuali, sugli eventuali monumenti ai caduti che sono nei comuni attraversati. Io ringrazio il tenente questa sera che è di Roma, residente al Tiburtino, quindi il famoso quartiere romano, ufficiale dell'esercito, che ha detto una bella cosa tempo fa e che io mi sono segnato, la leggo anche a voi telespettatori. Il tenente ha detto: sono cresciuto con i valori della riconoscenza e con il tricolore, ecco perché ho intrapreso questo viaggio a piedi per l'Italia. Allora, buonasera tenente Trabucco e mi dica subito come è nato. Buonasera a tutti. E questa avventura, questa impresa, sì. Quello che invece io la chiamo in maniera diversa, questo riconoscimento a mio nonno e ai nonni di tutti, ai bisnonni dei ragazzi di oggi, è nato proprio per la voglia di ricordare quello che avevamo perso nel corso degli anni. E di conseguenza ho deciso già nel 2011 con l'Unità d'Italia di fare una corsa particolare di 100 chilometri con il basco del reggimento e il tricolore. All'arrivo era il 2011, quindi 150 anni dell'Unità d'Italia, ho deciso, ma l'ho deciso da solo senza dirlo a nessuno, che nel 2018 avrei percorso l'Italia a piedi appunto per ricordare i nostri nonni. Ricordare i nostri nonni, sia i nonni combattenti, sia i nonni che non avevano combattuto, perché questa non è la festa delle forze armate, questa è la festa dell'unità nazionale e delle forze armate. È talmente vero quello che dico, perché mi piace ricordare che oltre ai 650.000 caduti militari, e comunque io mi considero sempre un militare, abbiamo avuto 550.000 civili, 550.000 civili, cioè voglio dire è quasi la metà, 1.200.000 caduti tra civili e militari, quindi non può che non essere la festa dell'unità nazionale con Trento e Trieste poi finalmente italiani. Ecco il motivo che mi ha spinto a percorrere da Predò, il comune più a nord, a Porto Palo di Capopassero, il comune più a sud. Senta, tenente, che Italia ha trovato nel suo lungo percorso? Guardi, io ho trovato un'Italia, professore, che ha voglia d'Italia. Cioè, io con tutti i cittadini con i quali mi sono fermato a parlare, non ultimo anche a Rivello, io ho trovato italiani che avevano desiderio di sentir parlare d'Italia. Non c'è stato nessuno che mi ha detto perché sta facendo questa cosa, perché stai facendo questa cosa. Si sono tutti fermati a guardare, a osservare questo fante che con uno zaino pesante e un tricolore attraversava il paese. Si fermava al monumento, faceva una preghiera, incontrava un sindaco, un amministratore, un cittadino al quale chiedeva di apporre una firma su un tricolore. Dico sempre una cosa, lo sottolineo, è la prima volta nella mia vita che ho commesso un reato, perché sporcare un tricolore è un reato, ma quella firma che io chiedevo agli amministratori altro era che un impegno ben preciso da parte dell'amministrazione che attraversavo di ricordare i nostri caduti. Senta, tenente, i sindaci con cui si è interfacciato, no? Perché lei per arrivare ai comuni dove è stato doveva avere l'ok dei sindaci, sono stati sempre disponibili? Io ho trovato massima disponibilità da parte di tutti quanti. Prima di partire chiaramente avevo scritto una mail a dove dicendo che avrei attraversato quel paese, che mi sarei fermato a dormire in quel luogo e quindi non ho avuto nessun tipo di difficoltà. Alcuni mi hanno addirittura ospitato, altri invece sono stati comunque molto carini, possiamo dire. Sicuramente nessuno ha messo un paletto di traverso, sono stati quindi tutti molto accoglienti, ma soprattutto mi fa piacere dire la cittadinanza. Ecco, mi fa piacere invece dire, caro tenente, che anche al sud, anche a Rivello, che è un paese qui vicino all'Auria, l'ha accolta molto bene. Quindi anche la Basilicata ha toccato in questo viaggio. Assolutamente sì, per questo prima ho menzionato Rivello. Rivello non è stato un paese di tappa, perché io ho fatto 43 tappe, è stato un paese di trans, però ho avuto l'occasione. Mi piace ricordarlo, un ragazzo, Biagio Ponzi, al quale chiesi un'informazione. Da lì è nato un contatto. Infatti io lo scorso anno, nel 2000, o meglio due anni fa, ormai sono passati due anni, il 10 novembre del
2018 mi trovavo a Rivello per tenere una conferenza insieme ad altri conferenzieri proprio sull'importanza del ripristino della festa del 4 novembre e con grande piacere appunto ho avuto occasione di tornare in quel luogo e stare insieme a voi. Allora, signor Tenente, vogliamo parlare dei giovani, i giovani sempre più sui social, sempre più interessati o disinteressati ai fatti della storia che li ha preceduti, questo giorno importante, non sempre ricordato bene? Ma guardi, io devo dire la verità, i giovani sono, come abbiamo sempre detto, poi professore lo sa meglio di me, alla fine i giovani sono spugne e quindi essendo spugne, se noi sappiamo trovare le parole giuste per raccontargli la storia patria, la storia del proprio paese, la propria nazione, ognuno dia il nome che vuole all'appartenenza, all'identità che ci contraddistingue in quanto italiani, sicuramente i giovani ti seguono. I giovani ti seguono direttamente quando li incontri per strada come li ho incontrati io durante il mio cammino, sia nel cammino appunto delle 43 tappe attraverso l'Italia, sia in questi viaggi ormai che sto facendo in tutta Italia proprio per parlare e tenere conferenze, ma ti seguono anche sui social. Molti sono i giovani che infatti mi seguono su Facebook, devo dire. E in particolare mi fa molto piacere ricordare una giovane donna, Alessandra Tognoni, che solo qualche giorno fa mi ha contattato in una maniera molto particolare, scrivendo una bellissima lettera, ci siamo prima contattati, e che ha avuto già 50.000 visualizzazioni in un solo giorno. Questa è una cosa molto importante. Questa ragazza che si è definita pacifista è un'ambientalista, ha un'azienda che si occupa di alberi, quindi di verde, ed ecco l'ambientalista, e di tanto altro. Mi ha scritto dicendomi che aveva letto un mio post e da quel post gli era suscitato un mondo. Lei già era in cammino verso la ricerca dei propri avi, mi diceva, cioè del nonno, di queste cose. Ma quando ha letto il mio post su questa battaglia ha deciso di seguirmi, perché io avevo calzato le scarpe e lei voleva seguirmi. Voleva seguirmi parlando della sua vita, parlando di quello che faceva, e quindi abbiamo trovato un messaggio da lanciare a tutti, e io lo lancio anche a voi, quello di piantare un albero per ogni caduto. Ora è chiaro che 650.000 alberi per i militari, 550.000 per i civili non è facile, ma già se ogni comune italiano, 8.000 comuni italiani, piantasse un albero in ricordo di questi caduti sarebbe una gran bella cosa. E devo dire che questo è stato un incontro molto significativo proprio al discorso che faceva lei a proposito dei social. Questa giovane che si è incontrata con un militare, come ha detto lei, due mondi che sembrano diversi ma che in realtà sono molto, molto uguali, perché nessun militare vuole fare la guerra. Il più grande pacifista è un militare. I soldati romani dicevano appunto che il soldato si addestra tutti i giorni con il massimo ardore per affrontare la guerra con la massima calma. Quindi noi militari vogliamo addestrarci 50 anni e mai guerreggiare, mai fare guerre, ma se serve siamo pronti a farlo. Tenente, c'è una pagina su Facebook, se non vado errato, Noi Stiamo con Trabucco, che cosa significa? Ce ne parla brevemente? Sì, la pagina, in realtà la pagina si chiama Pasquale Trabucco in cammino per l'Italia, la pagina Facebook, mentre invece il comitato nazionale di cui sono presidente si chiama Noi Stiamo con Pasquale Trabucco per il ripristino della festa del 4 novembre. Un nome che non ho dato io, ma che hanno dato i soci fondatori del comitato, perché hanno preso me come bandiera, avendo io attraversato l'Italia, e quindi hanno immaginato che ci fosse un seguito già dietro a questa esperienza. E effettivamente c'era, e quindi tutti insieme l'abbiamo fatto crescere. Questo è un comitato nazionale che raccoglie l'adesione di tutte le associazioni d'arma, raccoglie adesioni di comuni, di province, raccoglie l'adesione del COCER Interforze, oltre che del COCER dell'Aeronautica. Il COCER Interforze, come lei sicuramente saprà, è la rappresentanza delle cinque armi, quindi dei carabinieri, della finanza, dell'aeronautica, della marina e dell'esercito, quindi dei militari in servizio, che hanno aderito a questo progetto chiedendo appunto di ripristinare questa festa. Quindi questo comitato sta lavorando molto, e ha lavorato molto anche nel periodo della pandemia. Senta, tenente, ritornerà alla grande il 4 novembre come festa? Guardi, io mi sento di poter dire una cosa. Sicuramente la pandemia ha colpito tutti. Questo è stato un problema molto serio, è tuttora un problema molto serio. Come già ho invitato a fare dalle mie pagine Facebook, lo dico anche qui in televisione, tutte le volte che ho la possibilità di dirlo, mettete la mascherina,
lavatevi le mani o tenete la distanza sociale, perché sono le uniche cose che noi singoli possiamo fare. Quindi dare massima attenzione a queste cose. Ebbene, nonostante questo periodo di pandemia, il Comitato Nazionale è riuscito in questi mesi appunto gravi per il nostro paese, come per l'Europa, come per il mondo, a far fare la proposta di legge a 5 partiti, partiti di governo e di opposizione, perché quello che io sto costruendo è un ponte che deve portare tutti al di là del Piave. Cioè io non voglio che si arrivi soltanto da una parte, io voglio che tutti capiscano l'importanza di una festa che è unificante. Durante l'inizio della pandemia, ed ora ne sentiamo nuovamente parlare, è stato parlato di tricolore, trincea, fronte, prima linea, tutti i termini, a cominciare dalla trincea, tutti i termini che ricordano la Grande Guerra. Perché la Grande Guerra è stata proprio la guerra che ha unito tutti, ha unito il paese. Il Fante di Porto Palo doveva parlare una lingua, parlava una lingua differente dal Fante di Piemontese, ma fu la trincea a fare anche la lingua italiana, quindi li portò a parlare la stessa lingua, quindi si è unificata anche lì la nostra Italia. Ebbene, le stesse cose, le cose che dico io adesso in questo momento, le ho dette anche al Presidente del Consiglio il 2 giugno, perché il 2 giugno mi sono trovato all'Altare della Patria. E in quel momento ho fermato il Presidente del Consiglio, siamo stati a colloquio per 12 minuti e in quell'occasione ho detto al Presidente: lei passerà sicuramente la storia per il Presidente che ha combattuto il Covid-19, ma potrebbe passare la storia anche come il Presidente che ha ripristinato una festa che manca da 44 anni. E ho detto anche: Presidente, lei sta qui oggi a festeggiare il 2 giugno perché il Presidente del Consiglio Amato lo ha ripristinato dopo 24 anni di assenza, perché è bene ricordare che oltre al 4 novembre nel 1977 la legge 54 del 5 marzo aveva in qualche modo fatto diventare mobili il 2 giugno e il 4 novembre e aveva eliminato proprio completamente altre 4 feste religiose, compresa l'Epifania. Quindi, come Amato ripristinò il 2 giugno, ho detto al Presidente Conte: lei può ripristinare il 4 novembre, dopo 44 anni con 33 governi di tutti gli schieramenti che non l'avevano ancora fatto. Quindi, Presidente, ci dia una mano, ripristini questa festa. Questo è stato un discorso di 12 minuti che lui ha ben capito, e quando gli ho regalato la coccarda che vedete qua, questa coccarda sì, che rappresenta il tricolore con il 4 novembre, ha detto appunto, prendo appunto di questa cosa, oltre al fatto che è molto bella come oggetto e la conserverò, tra i tanti regali che lui sicuramente ha, questo è uno dei più piccoli, però ha un valore significativo molto importante, si porta dietro l'Unità d'Italia questo 4, non è un numero a caso. E ha detto prendere appunto, e probabilmente avremmo potuto avere qualcosa di più questo 4 novembre, però è successo quello che ancora succede. Di certo entro il 21 noi vogliamo che la festa sia ripristinata, perché saranno 100 anni che il Milite Ignoto si trova all'Altare della Patria e non possiamo dimenticare questo aspetto. La medaglia d'oro Milite Ignoto deve assolutamente essere ricordata con dignità come tutti i caduti italiani, 1.200.000 caduti tra civili e militari. Bene, noi la seguiremo tenendo in questa sua, tra virgolette, battaglia per far ritornare alla grande il 4 novembre. Grazie per la sua disponibilità e sicuramente ci aggiorneremo e ci risentiremo spesso. Va bene? Sono io che ringrazio voi al grido non dimenticateci, come hanno detto loro quando si trovavano sul fronte, quando hanno subito i sacrifici che hanno subito, perché non si è trattato soltanto di combattere e di morire, ma anche di stare lì per 3 anni a combattere, a soffrire la fame, a soffrire il freddo. Ebbene, hanno sempre detto, oltre che viva l'Italia, non dimenticateci. Grazie ancora. Grazie, buona serata, tenente Trabucco. E arrivederci, buona serata anche ai telespettatori di Lucania TV.